sì, V-Sync vi consiglio di tenerlo spento, se no se è il primo video che vedete lasciatelo spento, se no non va avanti niente. Voxel via, altrimenti rischia di crashare, ma per il resto basta. E questo è One Ton Destruction, un'espansione gratuita di Shadow Warrior, compresa nella Classic Redux. Allora, nel frattempo sto aprendo anche la chat. Via! Visto che è tostissimo, lasciamo sempre su Aya Vendendo Fiar. Però effettivamente potrei lasciarlo anche su un Open Again, tanto basta fare F6, F9, via. No dai, vai, andiamo, proviamo questa espansione che è stata, diciamo, anche testata dalla 3D Realms all'epoca, poi è stata rilasciata nel 2004. Via! Ninja knows no fear. Ok. Questa è ambientata in America. I quattro livelli sono stati sviluppati poi da un tipo che ha lavorato per la 3D Realms. Oh, damn, I'm running into walls now. Ha lavorato poi per la 3D Realms. Per sviluppare. Anzi, per non sviluppare. I know you love me. I'll make you love me. Duke Nukem Forever. Chi è che parla? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? È ambientato in America, diversamente dagli altri del gioco base. Surprise! It's you know who. Oh damn, I'm running into walls now! Adesso non riesco ad aprirti. Ah, dobbiamo scappare dalla finestra, ok. Penso, credo, non lo so, eh. Ah, sì, dobbiamo scappare dalla finestra. Vabbè, inizia in maniera buffa, dai. Mi serve un assist card. Rinchi. Noi no, non possiamo. Siamo su un po' di setti bastardi. In effetti in un'altra espansione sono visti pochi, poco, meno male. Sono veramente bastardi queste cose. Ecco qua che ci sono i nemici diversi. Cioè le texture sono diverse, poi le azioni che fanno e come muoiono è uguale. Però. Be proud, Mr. Wu. Però hanno cambiato appunto le texture dei nemici. Carina, no? Ok, salviamo subito. Tac, l'F6. Che botta. Maledetti fantasmi, questi sono rimasti uguali. Fastidiosi. Ai, minchia, quanta vita c'hai? Ah, è quello tipo, ho capito. Accidenti. È difficile riconoscere i nemici. Bello, carina, bella l'idea. In effetti. Vabbè, una volta che avremo capito quali sono, era un po' più semplice, quello lì era quel mostro schifoso che cui stacchi la testa e la puoi usare come arma. Ok, non tutti sono stati cambiati. Benissimo. Segretino. Oh! Perfetto.
Oh yeah. Che accoglienza. Ma questa cosa ripetitiva che si sente sottofondo cosa significa? Vabbè, lo scopriremo. Che figata lo scontro dell'auto. Urca urca, questo è forte, occhio. Sembra grosso guaio, c'è Natà. Figata. Questi non me li perdo di certo. Grande. Stasera si sta bene, dai, si sta proprio bene. Che figata che è. Anche abbastanza vario, dai. Perché il primo livello non ci è andato dentro. Vedremo, vedremo man mano avanzato com'è. Nuclear Red addirittura. Abbiamo subito quelle armi pesantissime. No, 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 questo qua è rimasto uguale. Look, you have a new friend. Ok, meglio buttarsi perché è troppo pericoloso. Occhio. Occhio. Ok, andiamo di cura totale se si riesce. No, beh, ci ho messo bene. C'è qualche segreto qua? Nope, non cadere. Voglio capire se c'è una finestra a cui si può entrare qui. Sta a spingere contro le finestre. No, non c'è niente. Oh cazzo, non si arriva fin là. Oh, chi è? Perfetto. Che casino. No, poco. Ok, adesso ho fatto. Addirittura c'è la tessera gialla, cioè devi arrivarci per forza qua. Bene. Grande comunque ci sta, già mi piace molto di più rispetto all'altra espansione. Addirittura un segreto qua. La tua voglia di esplorazione viene ripagata addirittura con una tessera, è incredibile. Quindi puoi procedere. È gialla, abbiamo detto, non è inserita con la verde. Qui. Eccola qui quella verde. Sento che quella verde serve per andare avanti. E a pur Kudiga, che male. Quella verde serve prima, quella gialla. Gialla, 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 gialla. Qui abbiamo ammazzato il tipo. Ok, c'è un po' di salute, ricordiamoci. Prendiamoci anche delle bombe a gas, perché visto che hanno reintrodotto le maledette vespe, non si sa mai. Qua dentro non abbiamo guardato un cavolo, quindi magari serve qui la tesserina gialla. Salta su, salta su. Ok, bravo. Attenzione. Anche figata, sembrava una statua, invece ha preso vita, figo. Bella l'idea. Fatto bene comunque come livello, dai, vado un po' pianino. Faccio vedere meglio, fatto bene. Almeno il primo livello ovviamente ci avrà messo molto impegno per farlo il più bello possibile, però andiamo, esploriamo. C'è qualcuno che si nasconde qua dietro. Nel prossimo episodio vi dirò di più sulla lore del gioco, adesso non mi ricordo tutto il resto.
E fammi andare un po' indietro. Life is good. Che figata, mica. Mi ripostiglio con un sacco di armi. No, tutte queste parti sono finte. Bello, finora mi sta piacendo, dai. Fer, te figo, sì. Sì, esatto, stasera sì, tipo una sera estiva di tanti anni fa. Ci riporta indietro nel tempo. Quindi la tesserina gialla, no, qua non serve. Ritorna il buon Zilla. Boh. Eh no, troppo facile. C'è la seschi rossa lì. Ah, quella gialla ci serve qua. Ok. Guarda lì, ciao. Ok. Salviamo. Ai. Mi piace la risatina finale. No, però non uso di certo quest'arma. Mette i telefoni. Oh, attenzione. Ok. Che figata. Bello comunque, mi piace sta storia. Segreti a gogo. Le lavatrici addirittura che girano, bello! Comunque di fantasia ce n'è. Partiamo bene, in effetti. Cosa succede facendo on? Ah, ti fa vedere la gratta, ok. Lasciamo su on. Ah, quindi vuol dire che adesso abbiamo aperto la gratta che c'è dietro quel portone blu. Questo significa, sì, potrebbe essere. Sì, infatti. Bello. Eh beh, bella questa idea, no? Figo. Comunque ti ha dato un indizio molto importante su sul posto in cui andare. Addirittura 200 di vita. sembra anche ben bilanciato come difficoltà, a quanto pare. Oh, che cazzo è? Vabbè, dai, non vale. Che cazzo è stato io? Mi sarebbero arrivati tutta la banda insieme. Ok. Già sto consumando missili. Cazzo, ho appena 200 di vita. Oh. Che male. Ok, porca miseria, vaffanculo. Aia. Perfetto. Salviamo. La testina rossa dove va adesso? Quella verde va qua. Ok. Il giretto nel fogno ci sta sempre. Carina la scala. Oh, diversa dal solito, tra l'altro. La mano di tutte le scimmie. Sì, cazzarola. Questo è pericoloso. Ah, ecco che c'è in mano la testa del mostro. No, mi sono fatto un male boia per me. Dai. Mi sono massacrato da solo, dai. Porca zozza, che sfiga.
Ok. Ok, salviamo. E bondiamo, meglio sobbondare quando è difficile. Esploriamo bene ste fogne. Le fogne, che sono pulitissime. No! Mi siamo fatti un po' di male qua e là, ma va bene. Ok, un tasto, no, questo l'abbiamo aperto. Va bene, dai, adesso non è che per ogni danno che ci facciamo ricarichiamo. L'ho fatto prima perché va bene. Che sorpresa di merda! Si è scesa tutta quella folla. Segretucci. Vediamo. Sembra strano ci siano altri segreti qua. Proviamo. Niente. Ah, però attenzione. Però magari spondere là sopra. Ah, piano. No. Niente. Ok. Allora. Ahia. Immaginavo qualcosa del genere. Allora. Ai, che male. Ci vediamo all'inferno, maledetto. Quindi adesso abbiamo aperto la strada che era tutta chiusa, giusto? Giusto? Esatto. Tutto aperto adesso. E qui ci serve la chiave d'accesso rossa, che ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo già. Però vediamo cosa c'è qua sopra. Vedi, tesserina rossa e fine livello, giusto? Doppia porta, che storia. Sì, fine livello. Carino, ti fa vedere già dove andrai. Bello. Oh, comunque parte bene, dai. Diciamo, il design dei livelli parte veramente... Cioè, è bello. Parte proprio alla grande. Sì, le foglie fatte bene. Sì, tutta acqua un po' troppo pulita. Però vabbè, dai, ci sta. Cosa ti manda a fanculo? Fuck you! Comunque è carino che abbiano rifatto le skin ad alcuni nemici, vero? Certo che è ancora molto 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 difficile, no, ho fatto bene a mettere la difficoltà così. Porca zozza. Ma il Buddha va sempre distrutto. No, di solito perché rilascia sempre qualcosa, no, qui no. Questi per ora no. Hanno fatto in modo che il Buddha non rilasci niente. No, per loro serve una cura medievale. Ecco. Ancora medievale moderna. Figata che si possa ricostruire sempre la scena del crimine, no? Questo è di base il gioco. È fatto così. No, oh, gli voglio bene perché non
è che in ogni corso d'acqua ci debbano essere sempre per forza dei cazzo di piragna. Non li hanno messi grandi. Comunque parte bene. Non so quali siano i quattro livelli del tizio che poi hanno assunto da 3D Realms. Non lo so. Non lo so quali siano. Però comunque parte proprio bene, bene, bene. Va bene, recuperiamo un po' di munizioni. Servirebbe un po' di salute. L'ho vista da qualche parte. Eccola qua. Utilizziamo, intanto utilizziamo questo. Vabbè, questo probabilmente troveremo il sistema dopo di recuperarlo, oppure c'è il sistema adesso. Ah, è già qui il sistema per recuperarlo, che shock. Che devo cercarlo dopo. Attenzione. C'è una crepa nel muro? No, occhio, le crepe nel muro. Mi raccomando, attenti alla luminosità alta se state vedendo questa live su YouTube. Non ci credo, ma se qualcuno dovesse vederla, tenete la luminosità alta, perché altrimenti non vedete le crepe nel muro. Tanto non cambia niente, anzi, si vede meglio in realtà. Damn you, vero? Mi insultano. Tanto non è un gioco horror, anche se la tenete alta. Oh là! Non sciupate niente. No, molto molto bella comunque. Però mi sta piacendo. Adesso basta dirlo, sennò ho poche le palle. Esagero. Via. È un segreto. Devo fare. Ah, vuol dire che c'era il guardone. C'era il guardone qua. Ma non c'è nessuno nella vasca. Però vabbè. Adesso. Se no di solito c'è il guardone. Allora, la chiave di bronzo, sì, abbiamo visto dove va usata. Su giù. Chiaro anche il level design, fatto bene il level design, ma anche chiaro dove, su dove devi andare, insomma, simile al gioco base, praticamente. Se a volte ci si perdeva perché i livelli erano belli complicati, però... Un bel ascensore. Kawabunga. Ok, arrivati in cima, secondo me sarà necessaria quest'arma. Andiamo. Visto? Scendiamo dall'ascensore, poi saltiamo. E poi salviamo, ok. È stato il Buddha che facciamo saltare sempre per aria. Via. Esplodi? No, io ho fatto una cretinata. Ok. Perfetto. Sa mai che nascondono qualche segreto. Qui non dice niente, quindi qualcosa di segreto potrebbe esserci. Visto che non dice. Vediamo se mandando via l'ascensore c'è qualcosa. Che le porte rimangono aperte. No, niente, niente. Boh, niente, non lo so. Se c'è un segreto, non so come si prenda. Ok, via. Quante sono rimaste uguali? Il succubi ammazza 7. Ok. Carino l'ambientazione. Attenzione. Ai. Sente qualcuno canticchiare qua.
Ok, prima di proseguire. Inizialmente mancato, ma fa niente. Carichiamoci la salute, vecchio stile. Così intanto recupero i messaggi in chat. Sì, se no non vedete una sega. Sì, esatto. Praticamente, luminosità alta. Guardone, le succubi. Non manca nulla. Ma mi ricarico più in fretta se pesto questo. Vediamo. Forse sì. Forse no, un'impressione. No, no, un'impressione, un'impressione. Si ricarica sempre uguale. Questo è un po' basso, però. Mi devo chinare per colpirlo. Guardare verso il basso. Mi sto a ricaricarsi la salute così. Dai, basta, dai, non so se lo farò ancora, dai. Però è carina l'idea. Mi fai portare la salute fino a 100. In quel modo. Ok, qui siamo arrivati. Da qui ci siamo arrivati e... Allora tipo che canticchia. La 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 la. Dove sei? Probabilmente dietro qua. Ma va che ciula. Esatto, il contrario. Che se sono picchi i pugni su qualcosa che riguardi l'allenamento ti fai male. No. Ma dov'è? C'è qualche buco da... qualcosa da far esplodere? Facciamo tornare sull'ascensore. Si sa mai che ci serva tornare indietro. Ok, vediamo un po'. Carino che abbiano messo come sfondo dei palazzi vuoti e tutto quanto, un po' così, però ci sta, dai. Bello, bello. Facciamo una cosa, perché non vorrei buttare via missili. No, niente. È un po' divertente vedere come vola in giro quando fai così. Ancora meglio far così, proviamo un attimo, dai, cazzeggiamo un attimo. Va bene, buono. C'è una specie di segreto qua dietro, perché sente questa tipa canticchiare, ma non ho capito come ci si arriva. Attenzione a eventuali crepe nei muri. Qua vedo delle scale. Attenzione, scale, scale, scale. Ok, a questo posto può andare. Perfetto. Sì, mi sono lasciato strillare da la 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 la. Sono le scale. Si userà dopo, ci si arriverà dopo, penso. Attenzione, ho aperto qualcosa. Cazzo, cos'è? Ah, la finestra qui. Figo. Ok, chiaro il tasto. Oh, finalmente dei tasti di dimensioni bene, umane, che si vedano bene. Carino il segreto e carino anche il tastone, bello in vista. Attenzione, qua secondo me spawnano, vediamo. Ecco, l'ho detto. Puttana, che male. Però vabbè, ne basta la pena. È chiuso? E non me lo aspettavo. È chiuso anche qua? Anche qua c'è qualcos'altro? Andiamo, guardiamoci bene in giro. Qui ci muori,
ci muori, ok, ci muori dappertutto, lì niente, ok. Abbiamo fatto quello che c'era da fare, boom. Ti valeva la pena provare. Shuda! Realizzato il dose. Sì, sicuramente dei tetti, esatto, dei tetti sicuramente, ma dove? Vediamo, vediamo. Dove si arriva? Vediamo, vediamo se ci sono delle indicazioni. Perché non si apre? Devo cercare il tasto per aprirlo. Credo, dov'è però? Eccolo. Ok, non si apre nient'altro. Per ora no, va bene. Poi chiudi fuori. Un altro? Sembra di averne visto un altro, no? Oh 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 oh, no 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 no. Sì che c'è un altro, eccolo qua. Ok, prepariamoci ad esplorare sott'acqua. Niente, qui è bassissimo. Bene. Ma qui invece si va fondissimo. Nella statua del Buddha. Basta distruggere. Intanto se non serve, non serve. Oppure magari nasconde qualche segreto, chi lo sa, ormai. Colpa del King Dragon. Altra serie di live che ho portato qui sul canale. Oh, andate a recuperarvele. Carino. A parte il finale, a parte lo scontro finale, per il resto dai, non è stato un brutto DLC, dai. Una brutta espansione. Che DLC? Espansione, guarda, proprio espansione vera e propria fatta da amatoriali, da persone appassionate, come in questo caso, uguale a questo. Questi sono stati molto più ispirati, devo dire. Eccolo cosa, scusa John, il tetto? Ah no, il tasto dicevi, sì, ecco il tasto, sì, minchia, era ben nascosto, Che storia. Vediamo se ci sono crepe nei muri, per ora no. Si apre la porta di prima. E no, avevo visto tutta una serie di scale indietro. Dove si sentiva la tizia canticchiare. La 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 la. Ok, prepariamoci. Vabbè, ci sta. Nella lore del gioco ci sta metterci tutta sta gente. Ecco, forse qui. Un gruppo di succubi. Hai visto le fosse, le fanno spawnare così non si sente prima. Bravi, 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 sono stati bravi. Un bel cuore strappato. La chiave d'argento in bella vista. Nostra. E qua è proprio l'inizio. Che giro che l'ho fatto fare. Grande, schiacciando il Buddha. Ancient Chinese secret. Troviamo un segreto. C'è sempre un guardone. Un dojo di guardone. Vabbè, se sono in giro le succubi, fa bene, dai. Fan bene, dai. Tasto prima col mitra, esatto, ci sta. Provato subito, dai. Al momento ci sta il level design, sì, parte molto meglio del primo DLC. Sì, il DLC, come si chiamava? Twin Dragon, appunto. Parte molto meglio, sì.
Burda in questo caso apre la porta e basta. Qui abbiamo finito. Eccoci qua. No, che cazzo sto facendo? Visto che nasconde. Statua del Buddha nasconde spesso e volentieri qualcosa. Distruggete le statue del Buddha. Tanto Lu Wang non è che sia proprio molto religioso. Merda, che cazzo succede? Aiuto! Accidenti! No! Holy shit! Allora, aspetta, prima di distruggere ancora la statua del Buddha, esploriamo bene. Ma la tipa che sentiva non si raggiunge niente. Peccato. Salviamo. Cosa si è sbloccato? Questo si sblocca forse. Beh, un attimo, eh. Eh sì. Ancient Chinese secret. Cowabunga. Quanti segreti. Dove ci si arrampica qua per tornare indietro? Su queste liane. Ok, fico. Poi. Volevo provare ad arrivare in quel posto là, sentivo la tipa la, ma non capisco come ci si arrivi. Devo scoprire quel segreto. Ma non è da questa parte. Vero? Almeno io non ho visto crepe nei muri né niente di simile. Che giro abbiamo fatto? Vabbè. Ci dà progresso. Se vedete una statua del Buddha, fate saltare per aria. Esatto. Vabbè, rifacciamo un attimo il giro, così vediamo meglio. Tiriamo via la bomba nucleare, magari. Ok. Anche qua si sente canticchiare, ma... Ah! Ancient Chinese secret. A soul. Pensa a te. Ottimo comunque. Sì, ho visto solo perché c'è un problemino grafico, si vede quel taglietto lì, però vabbè, fa niente, meglio. Meglio trovarlo che non trovarlo. Guarda che canticchia. Tutte queste scale che ti portano su. Ma da dove? Qua, in teoria ci sono queste scale che ti portano fin lì. Ma l'ingresso di quelle scale dove si trova? Boh.
Ah, beh, se c'è l'ingresso di quelle scale lì, per forza giù, eh. Sì, facciamo un giro, vediamo un po'. È per forza giù. Abbiamo preso l'ascensore. Secondo me è giù, adesso vediamo, eh. Magari mi sono perso qualcosa quando siamo andati sott'acqua qui. Non ho visto qualcosa, eh. Forse è un bug, dovrebbe essere qui, perché in teoria. No, però non si vedono delle fenditure. Può essere sul tetto, però. Sì, anche perché ci siamo allontanati tantissimo. Sì, non si vede tanto bene i dettagli al telefono. Eh sì, perché le scale, se vedi bene, sono sotto lì le scale. Tutto sto casino. È per un segreto, e vabbè, oh, chi se ne frega. Stiamo cercando di svelare l'arcano. Intanto che salviamo. Poi basta, 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 l'ultima volta che ci provo, poi basta. Giusto per capire. Qui allora, qui torniamo proprio all'inizio, inizio, inizio. A meno che. Magari oltre alla vita qui ci fosse, o se la salute, ci sia anche un modo per accedere alle scale che abbiamo. Che abbiamo visto. Porca zozza! Dai, prima ce l'ho fatta, adesso niente, non riesco più. Ce la faccio, un attimo solo. È che non ho in mano l'arma giusta, ecco, è questa l'arma giusta per i salti. No! Per i salti ho detto, non per le cadute. No, niente. Che tu prendi l'ascensore in quel palazzo lì, no? Beh, però ti porta da un'altra parte, dai, non è possibile. L'ascensore non c'è qua. No, quindi è proprio tutto un altro livello, ti porti in un altro livello. La pozza profonda no, era tutto chiuso, il soffitto. Vabbè, dai. Pazienza. Adios. Poi in realtà ho sconfitto il boss, in realtà non. Visto che ci mancano ancora delle chiavi. Sconfitto il boss, scopri che in realtà appunto c'è ancora altro da fare. Via! Prendiamoci già la testata nucleare. Allora, no, prima però per il tasto no. Magari da sott'acqua qui, eh. No, neanche qua. Vabbè, oh, andiamo, andiamo, andiamo. Allora, apro quella porta lì che abbiamo già visto. E questo. Ok, già visto anche questo. Ah sì, perché qui serve la chiave grigia. E siamo arrivati al boss. Niente, oso. Ah, vedi, 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 no, c'è ancora da usare la chiave d'oro. Non è. Niente, è un mini boss, non è il boss finale. Niente, quello che ci ha confuso. Fa niente, dai. Abbiamo fatto un giro per nulla. Almeno abbiamo recuperato tutto ciò che c'era da recuperare. Adesso per il mini boss. Vai.
via. Holy shit. No, non riesco ad usarlo. Pericolosissimo qui. Oh, qui si sono aperte delle robe. Dai che sei morto, lo so. Ok. Sapevo, dai. Adesso, mini boss, una testata nucleare. È letale per il mini boss, è letale. Ce l'abbiamo fatta, GG. Ma come esco da qui? Aiuto, sembra diventato Doom. Non è sia diventato stile Doom. Davvero devo farmi tutto sto male? No, dai. No, l'ho ucciso il mini boss. Cattivi, datemi. Aprite! Niente. Niente, che tocca fare una camminata sul bollone. È morto il boss, eh? Io lo ricordo, voglio ricordare che ho ucciso il boss, eh? Niente, aspetta, vediamo, magari c'è qualche crepa per far cadere la lava più sotto. Farla precipitare da qualche parte. No, non vedo niente del genere. Tocca davvero farsi tutto sto male. Ok, va bene. Vabbè, per la chiave d'oro questo ed altro. Che storia malata. Va bene, abbiamo la chiave d'oro. Ok. Via. Ecco. Ok, diamo una morte decente a questo poveraccio. No! Ancora il nostro maestro, ancora morto. Povero maestro, è morto la seconda volta. Serve la chiave rossa. Occhio, occhio. Ok. Ok. E mamma mia. Aiuto. C'è la mamma di tutte le scimmie. No. Peggio. Quelli che esplodono. Dov'è l'altro bastardo? Ok, penso che sia morto. No, forse no. Sì, no, è morto, morto, decisamente morto. Non è un tasto. Poteva sembrarlo, ma non lo è. Che bella poltroncina per ammirare il panorama. Figo. Carino. Che figata, bravi, oh, grandi, così si fa. In vista cascate del Niagara. No. Aia, Cribbio. No, questa porta non si apre così, no. Questi siamo al massimo. Quindi, beh, possiamo anche usarlo, eh. Possiamo anche usarlo, eh. Non è proibito. Occhio che questo è pericolosissimo. Siamo stati più veloci noi. Figata le impronte di sangue. Cammini sui cadaveri dei tuoi amici. Quindi ci serve la chiave rossa. Siamo alla ricerca della chiave rossa. Andiamo a trovarla insieme. Sì, è bello il telelevel design, davvero. Che casino. Serve più contro i mobettini che contro i boss. Sì, beh, però gli abbiamo fatto un male della Madonna, quello lì. Sì, infatti più i mini boss, i boss quelli grossi no. Strano però, se rimani con poca vita, difficoltà massima, no. Nah, questo non è granché, magari c'è un altro modo, buh.
Non lo so. Forse perché subito prima ti danno una un biscotto della fortuna, magari contano su quello. Non lo so, non lo so, non so dirlo. Ecco la chiave rossa. Ed ecco il Buddha distrutto. Che figata, c'è addirittura il Fujiyama. Non è vero. Siamo in America qua. C'è l'ambientazione quella americana, no? Infatti qui sarà una montagna di quelle dipinte da Bob Ross. Qua ci sono i tizi che ci mandano all'inferno in inglese. Benissimo, andiamo verso... Ok. Qua, giusto? No, che cazzo sto facendo? Vabbè, niente. Niente, questi siamo full. No, no, era lì vicino, era lì vicino. Vai, 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 vai. Vai, lo wank, vai. Era qua vicino. Saluto, ormai siamo full. Ah no, che giro sto facendo? Sono impazzito, sono... Niente, sono un attimo perso. Allora... Eccola qua. E beccati questo. Niente, la tipa della la 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 la, non l'abbiamo trovato, fa niente, dai. Poco prima era Chinatown, esatto, esatto. Oh, better zip fly. Che storia, che produce anche tram. Ok. Occio. È tornato Zilla, ma stavolta i nemici sono umani. Ok, ok, non andiamo in giro troppo. Non andiamo in giro troppo cazzo. Esplodiamo bene. Uè, 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 uè. Occhio. Thank you. Netto. Uff. Mamma mia. Allora, qui serve la chiave di accesso verde. No. Fanculo. Questo è un segnale che ci dice andate a cercare la tipa. Fanculo. È un segnale che mi dice vai a cercare la tipa, dai, visto che non sei soddisfatto, devi capire qual è sia il segreto. E questa è la verità. Adesso è tutto chiuso, ci si può più andare? Già tanto sconfitto il boss. Non puoi più tornare indietro, non puoi più tornarci qua, no. E no. Se è chiuso tutto, boh, forse devi aspettare un po'. Non so, Forse devi aspettare un po', non lo so. Adesso
assolutamente non si possono muovere. Possiamo salire e proseguire di qua. Non cedo, voglio capire, ma che cazzo è? Abbiamo sempre trovato tutti i segreti, proviamoli. Come qualcuno che conosciamo. Non mi arrendo. La pozza d'acqua all'entrata? No, niente. Pozza d'acqua all'entrata? Vuoi riprovare lì? Questa dici? Questa qui è la pozza che dicevo, che bello che non ci sono i soliti piragna, però è tutto chiuso. Beh, andiamo un po' d'aria. Oh, aria. Qua è tutto chiuso. Credo, non mi sembra di vedere crepe sui muri. Beh, adesso non esageriamo a star qui, chissà quanto. O esagereremo, sì. Vabbè, ho fatti i miei. Fatti. E via. E perché vedi che poi il pezzo sopra non c'è al momento. Si attiva quando ti sposti con l'ascensore. Non è che non ci sia qualche modo per arrivarci che non vediamo mentre saliamo. No. Anche qui che dicevo, magari mandandolo giù succede qualcosa, ma in realtà l'ascensore è tipo un unico lungo tubo. Qua no, c'è la railgun. Secondo me è dietro qua, da queste parti. Che facendo così non fa niente, non dice niente, quindi c'è qualcosa che non va. Allora, le scale sembrano arrivare da sopra, potrebbe essere, però però sopra qui non c'è una minchia. Vediamo, pozze d'acqua qua non ci sono. Qui abbiamo scovato sto segretuccio. A meno che non sia lì, vediamo. È quello, dici? Con l'angolino lì? Ok. No! Sto sbagliato. Dai, fammi saltare. Cazzo, c'è qualcosa che mi blocca, no? Oh, ancient Chinese secret. No, minchia, teletrasporta addirittura. Quanta roba. Addirittura teletrasporta per portarti qua in un posto dove non c'è nulla praticamente. Siamo proprio alla base del livello, che figata. E qui c'è un altro teletrasporto, salviamo. Ok, no, aspetta, salva. Ok, senza la bomba nucleare equipaggiata. Siamo tornati qua. Niente. Va bene, ci siamo saltati giù. Ma non siamo arrivati sul tetto prima, come abbiamo fatto? Allora no, qui ci sono le scimmioni giganti, no? Ok, ci sono i scimmioni giganti. Ma siamo arrivati sul tetto prima, come cazzo, dove è che siamo passati? Oh sì, non siamo tornati giù. Vabbè, meno male che ci siamo andati giù l'ascensore. No, cazzo, GG, grandi. Però sì, era un altro segreto. Però minchia, abbiamo 200 di vita. Sta la, non capisco proprio. Che ti fa vedere sta scala. Sì, ho capito. Dove minchia è sta scala? Boh.
Secondo solo, vediamo. Sì. Sto vedendo una cosa. Oh. I am sitting here getting stiff. Cercando una cosa, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Non il mouse. Till person, quick save, load menu, save, previous weapons, enter aiming. Questo serviva tantissimo all'epoca. Shurinken, su giù, strafe, Niente, in realtà basta aprire qui tutto sto casino e poi niente. Sì, ci sto concentrando troppo qua, dai, basta. Il PS4 vuoi? No, intendevi i comandi? Sì, la console. Stavo cercando i comandi da console, ma non so come si usino. Andiamo, tanto cazzeggiamo un po', dai. Domani Shadow Warrior Classic Deluxe console. Eccola qua. Classic Redux, sbagliato. Ok. Devi schiacciare T. Devi schiacciare T. Può fare. I am sitting here getting stiff. Ah, funziona. Figata. Cazzo, un attimo, perché con no clip on. Ma giusto per capire, boh. No, si aspetta il telefono, presto. No, devi schiacciare proprio da T. Ok. Poi SV Ghost ed entri. Ma non c'è nessuno qua. Ma come?
Come cazzo ci si arriva qui? Scusami, eh. Ah, forse è da quel punto là, sì, forse. Non si vedeva la fine, però cadi qua, ti fai un male pazzesco. Poi risali qui. Ecco. Ho capito, e poi come cazzo esci da qua? Ancient Chinese secret. Ah, ecco che questa cosa era finta. Ok. Sì, ho capito, però c'è sta un palagine. Cioè, quindi questa cosa è finta, ci senti in mezzo. E quindi sì, era dal tetto che non riuscivo più a raggiungere. Cioè, devi buttarti giù qui. Ok. Ai 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 ai. A me pareva il cortile, sì, infatti. Niente, dai. L'abbiamo trovato, ce l'abbiamo fatta. Togliamolo. Ok. Ok, ok, ok. Ogni tanto ci sta a farlo, dai. Basta. Stava facendo impazzire, davvero. Ma che cazzo. Io ho guardato ovunque, quindi niente, dovevi andare là, sul tetto. Da qua in realtà ti butti giù. Ok, ok, c'è anche un granchio lì. Da qua ti butti giù, sì, ma minchia, non era facile, non era facile. È vero che con l'F6 avrei potuto buttarmi, però in effetti non sembrava un che, non ho visto un cazzo, sembrava che ci morissi. E invece facendo F6 ti fai solo un po' male, ma non ci muori. Vabbè, niente, dai. Capita. Bene. È anche un modo per capire come sono fatti i segreti di questa espansione. Questa serie di livelli. O no? Allora, no. Andiamo verso la porta con la chiave d'oro e poi andiamo verso quella, la chiave rossa, e finiamo di nuovo. Mi piace che ci siano ancora dei mostri. E poi c'è questa porta che invece rimane chiusa. E niente. Segreti su segreti, comunque ce ne sono davvero un botto, ma incredibile. Adesso l'ho tolto in clip, sennò passerei attraverso tutti i muri. Niente, adesso l'ho tolto. Sì, sprechi qualcosa. Oh damn, I'm running into walls now. Rimane solo sta porta, che è un mistero come si possa aprire. C'erano i gong di solito. È giusto anche per capire come funziona, insomma. E che cacchio. È di nuovo un mistero del cazzo. Bon. Boh. Ancient Chinese secret. Due accidenti sono qua. Oh sì. Non vale, non si capisce come si apre sta porta. Dai, basta. Ok, lasciamo il clip on. Bon. Cioè, c'è un tasto dietro sta porta, però come cazzo si apre? Cioè, dov'è il tasto per aprirla, effettivamente?
Ci sto impazzendo, non posso. Ah, forse da qui. Eh no, non ci passi. Porca zozza. Aia Purkukan. Niente, niente. Vabbè, ci sta a impazzire un po', no? Per cercare di capire i segreti. Sbuffare la grata con un razzo? Proviamo. Preferirei la testata nucleare. No, scherzo, via. Eh no, mi passa attraverso. Che strano. Un po' strano davvero qua. Eh no, questi non possono scendere perché sono parte del muro qui. Potrebbe essere questo il tasto, o non funziona. No. Mi faccio un po' male. No, o non funziona, o c'è qualcosa che non mi torna. Che strano. No, giusto per capire, non vi ho detto, per capire i segreti di sto gioco, strani. Alcuni sono davvero strani, proprio difficili. Che cazzo si fa, dai. C'è un tasto dietro, il tasto per uscire dal livello. O non l'ho mica capita questa. Questa è difficile, davvero. Anche perché qua appunto torno indietro troppo. Col tasto là si schiaccia solo dalla parte opposta. Sembrerebbe appunto davvero che ci puoi passare solo dalla parte opposta. Perché la grata però non si distrugge? Sembrerebbe sì, questo è il modo per passare dall'altra parte. Però come si distrugge sta grata? Neanche la bomba nucleare può. A meno che non ci sia un tastino qui che adesso non vedo. Boh, dai. Stiamo davvero impazzendo tutti i segreti. Che figata. Bello quando è così. Vaffanmai, chi se ne frega di andare avanti veloci o no. Spolpiamolo per bene. Spolpiamolo per bene. Quando sono belli i giochi vanno spolpati per bene. Niente, tirato. Sì. La E non funziona, cioè non la apri. Però vedi che non la tocchi. Strano. Quindi il segreto è qua, dietro sta grata. Da qualche parte. Ah. Vediamo, magari c'è qualche libro da spostare. Vedi che qua non reagisce. No. Se invece reagisce sì. Magari di lasciarci un po' di sangue su questo tasto. No. Non ho proprio idea. Non ho davvero davvero idea. Che perché appunto, essendo che si apre dall'altra parte, che l'unico modo per arrivarci è. Sarebbe attraverso sta grata. Così si è aperto. Si è aperto qualcosa. Ah, ma forse è lui che apre porte, cazzo, no. È lui che apre e chiude porte, va all'inferno. Ah, aprici pirla. Aprici bastardo. Qui non c'è niente. E niente, dai, stiamo davvero impazzendo. Povero maestro. Ah, forse da qui. Ma come ci si arriva qui? Capito adesso. Ci siamo un po' impazzendo. Ci stiamo un po' impazzendo, però adesso ho capito come si fa.
Vedi? Giusto? Eh sì. No, ce l'abbiamo fatta. Ottimo, ecco perché si apre solo questa parte. Ancient Chinese secret. Oh, così prendiamo legit 200 di vita. Dai, grandi. Tiratura e la vince. Cazzo, se sono tosti, però. Bisogna guardare proprio bene bene in giro. Bisogna guardarsi proprio bene bene in giro. Di tirare il mob nel fallo e farlo secco lì. Certo. GG, ce l'abbiamo fatta. Dai, sono contento in realtà. Ci abbiamo messo un sacco di tempo in più di quello che era normalmente la durata del livello, però chi se ne fotte, dai. Ci siamo divertiti a scovare questo segreto pazzesco. Sono fatti bene anche i segreti, dai. Questo mi piace. È una bella cosa, no? No, figo, oh, vedi, invece che metterci un cazzo di muro nero, lasci che il buio nasconda che alla fine non c'è un cazzo, però metti davanti qualcosa, non ti faccia passare. Oh, minchia, bello. Bravi, bravi, effettivamente questi sono stati davvero molto più bravi rispetto agli altri. Poi tutta sta fantasia, addirittura dei mezzi così. E prima anche carina l'idea che ti lanciassero addosso l'automobile per cercare di schiacciarti, stile appunto, stile mafioso. Bello, bello, bello. Non dobbiamo niente a nessuno, esatto. Si sono abbonati? No, e allora. Guarda com'è forte sto figlio di puttana. Oh, la Madonna. Ai 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 ai. La Madonna che male, porco can. Qua c'è un segreto di sicuro, non dice niente schiacciando, premendo E. Cazzo succede? Ah, mica si è ammazzato da solo, coglione. Coglione. Era un vero coglione. Bene, meno male che si è ammazzato da solo, così abbiamo risparmiato un po' di fatiche, di proiettili. Questo si apre? Sì, sicuramente, perché non fa i versi. Dov'è il tasto? La sedia a falli che mi fa morire. Anche questo non fa... Oh, la Madonna, ma che gioco c'è? Questa... Espansioni sono più segreti che... Ancient Chinese Eccolo! secret. Figlio di puttana, mica mi aspettavo un nemico! Che bastardo! Cazzo, è rimasto di fermo ad aspettarci, eh! Figlio di puttana, ma questo non... no, qui niente. Vieni però, no, tirando pugni non fa niente. Che misteri! Che la scrivania però non fa versi, buh. Sono segreti, ogni 5 pass, che figata. Che figata! Ma questa non si può sbuffare. Ancora! Toni, inferno. Urca il mago, il mago. Scambio di opinioni dietro a questo muretto. Toh. Ok. Salviamo.
Un po' di salute non mi farebbe schifo. Ci sono un macello di munizioni. Anche quello sembrerebbe un po' più bilanciato, perché in effetti anche il posizionamento di munizioni, salute, eccetera, anche quello è una cosa importantissima che mi ero dimenticato di evidenziare nell'altro DLC. Che a volte te ne metteva tante, a volte non ti metteva un beniamato. Qui sembrerebbe posizionata un po' meglio. Per quanto ho potuto vedere fino ad ora, però non so, sembrerebbe posizionata un po' meglio. C'è... giusto. Oh, ma che cazzo, che figata, vieni puttana, ti cercano di farti fuori in tutti i modi. Eccola qui la salute. Che bastardi. Bello però, bello bello, che storia. Coglione. Al mostro di prima, dice. Sì, il design d'autore proprio. Fatto veramente, veramente bene. ci sono un macello di segreti. Questo non può che dargli punti in più, no? Oh, damn, I'm running into walls now. Allora, ok, esploriamo bene. Qui c'è una porta. Qui ci apre un portone. Oh, ciò! Ai 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 ai, questo bastardo. Ok, ecco il posizionamento della salute che dicevo. Bene, bene, bene. Sì, no, sono messe bene, sono messe bene. Sembrano quasi gli originali, vero, 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 vero. Sì. Dei segreti veramente estremi, eh. Il posizionamento dei segreti è un po' estremo, però vabbè. Quello di prima è stato davvero tostissimo. Tutti e due sono stati tosti nel livello precedente. Adesso basta, diciamo. Lì perché vabbè, volevamo vedere, volevamo capire, adesso basta, se riusciamo bene, se no vabbè. Se tutte le riflessi. Adesso basta far così, però comunque ci sta. Buonasera. La chiave d'accesso rossa dietro un tram. Che storia. Oh, che okay. Salviamo, salviamo, per carità. Ma pensa a te, che storia. Che storia incredibile. Bravi, bravi. Non è facile per un cazzo, comunque, come dicevo l'altra volta. Non è facile per un cazzo fare questi livelli. Minchia. Farli così, di questa qualità, insomma. Doppi complimenti. Che cazzo è successo? Vederlo esplodere così è stato divertente. Abbiamo la chiave blu, evviva! Evviva, evviva, evviva. Non so dove si usi la chiave blu, però ce l'abbiamo, dai. Adesso la cerchiamo. No, comunque sono posizionati, sono fatti bene anche i posizionamenti, non come l'altro, era un po' incasinato. Diciamo, se c'è la chiave... ne inserisci e lì troverai la chiave per proseguire. Sarà questo il tipo poi assunto? Può darsi. Ho detto che hanno fatto 4 livelli. Non so quali siano i 4 livelli. Allora, questa è quella rossa. Quella blu, sinceramente, non mi ricordo neanche di averla vista. Però se qui ti apre un bus... bus vuol dire che è da queste parti, no? No, che torno qui, torno indietro.
queste grate rimangono chiuse. Qui si arriva con la verde, giusto? Ah, giusto. Ancient Chinese secret. Your chi attracts man chicks. Fanno dei versi strani qua dietro. Sa che ci sono dei mostri abbastanza grossi. Poi, eccola quella blu. Oh, bravi. L'abbiamo trovata, yeah! Mocchio, insomma. Ok. Comunque un posto strano, cos'è? Una stanza di decontaminazione. Che cos'è? Strano sto posto. Vabbè, è un posto in cui trovi la chiave che serve per andare avanti. La chiave rossa che abbiamo detto che si usa qua. Vedi che bravi, anche indirizzarti la parte giusta non è facile. Che level design, fischia. Che imparassero quelli che fanno i giochi adesso a fare il level design così. Cioè questa qui è tutta gente che comunque l'ha fatto per passione, eh. Assumete questi qua che hanno fatto il level design in questo modo. Assumete questi ragazzi. Quelli che fanno su un casino, mica rebelote, se capis niente. Non sai neanche tu dove cazzo, che parte sei girato. Vedi, poi un piccolo posticino, ti dà la chiave verde che abbiamo visto prima. E va usata. Basato su un megaportone, giusto? Vabbè, intanto ci facciamo un mega giro. Qua il megaportone. Ok, vedi che è anche un po' più chiaro quello che bisogna fare. Come l'idea che vada usata l'arma nucleare, visto che ne regalano una. Esatto. Tra i loro peti e il gas tossico. Vabbè, salviamo lo stesso, tanto il messaggio in chat come sempre. Ah, comunque bello fresco stasera, dai, che l'estate è finita, che è finita l'estate, eh. Speriamo. Ho detto l'apice dovrebbe esserci ancora, però vabbè, oh, importante che arrivi un po' in tutta Italia questo freschetto. Mi piace quasi chiudere, infatti sto rimandando, ma sì, rimandaci in zampironi a manette, via, che te frega. Va bene, facciamo. Questa porta rimane chiusa nonostante tutto. Va bene. Figate il semaforo. Qualcosa succede in stile Bugs Bunny che arriva il treno. Non Bugs Bunny, pardon, Willy Coyote. Carino che ci sia qualcosa là dietro, visto? Comunque non è. Sono stati attenti a mettere anche qualcosa che faccia da sfondo. Se uno vede, dici, vabbè, non è una merda piantata lì tanto per due pianticine piantate lì per niente. Sono fatto bene, davvero bene, bene, bene. Oh, siamo già alla fine. Quasi spiace. Secondo me di questo livello abbiamo trovato un cazzo di segreti. Comunque, pazienza, dai, stavolta non c'era nessun la che ci abbia tirato, quindi andiamo avanti. Questo livello si chiamava Trelly Yard. No, 2 su 5, dai, sì, in effetti non abbiamo beccato un cazzo, meno meno della metà. Polverizzati. Non era l'apice? L'anno scorso comunque. Boh, sì, beh, dipende poi dalla zona d'Italia, cioè. Qualcosa profuma di buono, in che senso? C'è. Kawabunga. Non li ho mai usati sti robi qua da mettere per terra. Proviamo. Non fanno niente. Ah no, si spara. Fanno poco e niente comunque, dai. Diciamoci la verità. (Ride)
Dai, vieni. Vabbè, mi ricoglioniscono, se non ci stava più sparando era lì che ci girava in faccia, ma senza sparare un po' li ricoglionisce sta roba. Però sono davvero abbastanza inutili, diciamo, un'arma abbastanza inutile. Ho sentito aprire qualcosa. Ok, ai, vaffanculo. Oh signora, apri la porta per vedere che comunque non ci saresti passato. E invece sì, ci passi. Che storia. Vabbè, una bella shortcut ci sta sempre. Qui serve la chiave d'argento, salviamo. Pazienza, se abbiamo perso un po' di vita, succede. 28 kill su 28, sì, tutti li abbiamo ammazzati, neanche uno è sopravvissuto. Perché si è sparato? Sempre lo faceva, ti ricordi anche nel gioco originale, c'è quel mob che è arrivato a fine vita e si punta l'arma e via. Che storia malata. Cos'è? Ancient Chinese cigarette. Vabbè, sono ganechi di ricarica. Fanno poi impazzire questi versi. Non può andare fuori il cervello. Ah, ma era qui la chiave rossa. Ma vada via, ciao. Mica l'ho vista. Vabbè, il posto era piccolo. L'abbiamo trovata, salvato. Bravo, complimenti. Vaffanculo, meno male che l'ho salvato. Dai, stavo scherzando. Non te lo ricordavi? È troppo una figata. Magari si fa poco caso. Grande. Dai, mazza di tutti, non ho per 1000 palle a me. Green key. You look like a stupid. Cagone schifoso. Ave sempre sulla. Come si chiama? La visione notturna, penso. Qua dietro? Niente, ho fatto Ford. Niente. Mica cosa. Ma perché si insulta? Gli hanno cambiato le frasi, che figata. È troppo belli gli specchi, dai. Fighi. L'unica cosa che non cambia mai è l'arma che c'è in mano. Quello proprio succedeva. È così, questi giochi vecchi. Questa scena un po' la Tarantino, quel tipo nel cesso. Che ha cagato un visore notturno, il tipo. No. Sì, sembra un po' grosso guaio a Chinatown, in certi punti di vista. No, ho fatto casino, scusate. Ok. Sì, ci starebbe anche quel lad tutto pulito così, però vabbè, è troppo strano. Così si vede giusto, dai. Questa è la visione giusta degli anni che furono. Oh, me l'hanno già sbuffato. Uccidi. Un altro figurone. Allora, abbiamo smosso qualcosa di veramente importante, Questo? Che stanno facendo della merda? Oh, look, you're coming apart.
È questo che abbiamo aperto? Vabbè, questo posto non avevamo esplorato, prendiamo tutto ciò che c'è da prendere. Poi torniamo giù qui un attimo e... Cos'apre sto coso? Sentite, sentite il rumore. Oh signore, proprio qua vicino, ma va. Che storia malatissima. Ma pensa a te. Infatti mi sembrava vicino al rumore, ci manca. Carino anche zoomato. Sì, sì, alla fine carino anche zoomato, però questa visuale è giusta. Cioè, almeno si scompiscia tutto, avendolo giocato in originale. Anche Duke Nukem da poco tempo, dai, che quello tornerà. No, eccoli che adesso che bastardi, che siamo in un posto piccolissimo, li hanno messi. Vaffanculo. Non rischio di morirci. Ok. Ok, spediamogli un po' di confetti. Dovremmo aver sistemato la faccenda. Perfetto. Non è neanche facile beccare l'uscita. Oh, che è? Che minchia è stato? No, minchia, sono tornati i mostri. Ma sono anche potenti. No, aia. Aiuto! Ah! Minchia, no! Che casino! Che brutta risalita, minchia! Siamo entrati nella merda, siamo qua. Tieni che ridere che stia scuocendo merda. Allora, adesso non mi ricordo più. Ok, abbiamo salvato tante volte qui davanti. Che accoglienza di merda, oh, che ci aspetta lassù. Ah, ecco perché ti mettono tutti sti nemici. Ok. Ok, carichiamoci bene. C'è la chiave d'argento per proseguire, ecco perché. Vabbè, ma questa è un po' una bastardata. Vabbè, però sappiamo cosa sta per succedere, quindi. Però come faccio a prendere aria? Se c'è il tipo che mi esplode in faccia. Aiuto! Ah, che sciocco, è vero. Sapendolo. Ok, siamo tornati un po' al trial and error, eh. Però vabbè, dai, ci sta. È chiusissimo. Tra l'altro dove dovrebbe farti sbucare? Ah, beh, certo. Nel livello successivo. Allora, essendo che succede questo, non rimane che fare così. No, Cristoforo Colombo. Niente. Vedi però che te le dà per... Via. Vabbè. Questa è un po' stronza come cosa. Vai di bombe. Cazzo, esplodono. Niente. Dai, perché esplosa così? Bastarda sta sezione, eh. F-
Forse stavolta ci siamo, eh. Asso! Bastardo assai sta sezione. È l'unica a fare un F6 e poi dopo tentare tutti i modi di uscire di qua vivi. No, stavolta ce l'abbiamo fatta. Mica sta bruciando il mondo, sta bruciando. Adesso sono quelli forti questi, ok? Però sono anche imbecilli per fortuna. Volete un po' di merda arrosto? Uno di vita. Bastarda sì, sì, no, una sezione un po' bastarda, dai. Quella... un po' bastardina, sì. Però dai, ne siamo riusciti ad uscirne. Qui allora c'è quella d'oro, quindi niente. Dove sarà? Quella che ci serve per andare avanti. Prima di tutto asciughiamoci le mani. Scherzo. Chi è? Ancora? Oh cazzo, fantasma. Salva, salva, per carità. Allora, qui ti serve la chiave grigia. Abbiamo preso il medkit e ci sta. Oh, bastarda, sta sezione è bastardissima. Anche beccare il buco per uscire non è facile. Eia, porco l'eagle. Aia, perché mi sto facendo del male? Usiamolo, va. Ah, era qui, oh signore. Schiacciato dalla porta. Io che porta bastarda. Mi rifacciamo però con l'esplosione nucleare. Non ci sono riuscito, ci riprovo. Vabbè dai, siamo qui per cazzeggiare un po', facci tu risate. Aspetta, allora. Prima di aprire però. Allora, bombella. No, fa il culo, porta di merda. T'ho fregato. Che storia. Perché poi si apre di bestia, si apre. Porta di merda. Ho fregato io della testata nucleare, altro che sappiamo per carità. Vabbè, mandiamo giù un po' di confetti. Mi piace quando posso regalare confetti. Bestia, che bruciore che c'è qua. Il brusatuscos. Io non posso spiaccicarli con la porta, no, eh. Beh, proviamo una cosa, salviamo. No, no, questa non mi schiaccia. Sono quella lì che si apre con la chiave. Mi ha spiaccicato. Allora. No. Allora. Andiamo così, prima una bevutina. Stiamo trovando pochi segreti. Beh, quelli che abbiamo trovato sono comunque carini, eh. Lì sotto la porta non era mica male. Qui c'è la tesserina verde che non possiamo raggiungere al momento.
capire come ottenerla. Ah, ok, c'è tipo un mini. Oppure apri semplicemente le grate, vediamo. Qui ho aperto la grata della. Per tornare indietro. E di là apri la grata per prendere la tesserina, giusto? Allora, con la salute siamo messi bene. Che ho paura che presa la tesserina torneremo a incontrare un po' di nemici. Visto? Allora, abbiamo la tesserina verde che ci serve qui. Perfetto. Una bella salvatina prima di inserirla. Bestia, no. Aiuto! È grande che siamo, mazza. Mamma mia! Meglio curarsi, va? Hai visto la quantità di nemici? Toh! Il video della morte più divertente nel mondo del cinema che abbiamo visto quella volta là insieme. Dovreste seguirmi su Kick, ragazzi, perché non solo gaming, poi finito di giocare, cazzeggiare, fare cazzate tutto spiano, ci vediamo anche video folli di ogni genere, quindi venite a trovarci, venite a trovarmi su Kick, venite a trovare me e tutti gli altri. Ah, tutto sto casino per aprire sto sportello, ok, va bene. Che risate però. Sì, sono belli i segreti. Alcuni sono difficilissimi, ma altri sono alla portata di tutti. E poi però sono fatti bene perché appunto sono belli arzigogolati, cioè non è un segreto di ci si alza una grata ed è finita lì. No, per carità. Belli belli. Allora, stiamo andando verso la... che cosa? Ci serve qualcosa per aprire qui, quindi... Ok, la chiave d'oro. Allora, via il fantasma. Dal tipo là sotto lanciamo un po' di confetti. Aia, Cristoforo Colombo! Ok, fanculo. Fatto. Che segreto? Ancient Chinese secret. Facile da trovare, per culo. Per puro culo. Bello. Ok, perfetto. No, questa porta non si apre, non c'è modo. A meno che non ci sia qualche tasto nascosto qui. Distruggiamo la sedia fallica. E basta, non vedo altri pulsanti o cose. Vabbè, il segreto nel segreto sarebbe stato. Scendere di sotto cosa significa? Rimanere bloccati? No. Life is good. Fare così significa, ecco. No! Non so, ce ne sono due addirittura. Forse perché quello più facile da raggiungere è questo. Eccoci. No, non impazzire. Cosa possiamo usare di arma? Vai con questa. Salvataggino. Niente, ok.
Benissimo. Ma che storia! Ancient Chinese secret. Che spione, ma guarda! Ma che bastardo! Addirittura del sangue, no, vabbè, è successo qualcosa di peggio. Hanno fatto fuori qualcuno in questo chess. Ecco perché auto forder. Ma pensa a te, belli, belli, belli. Belli, belli, belli i segreti. Vai, vai, Johnny, vai, corri. Abbiamo la chiave d'oro, quindi adesso passeremo al prossimo livello, sicuramente. Sicuramente no, però. Probabilmente sì. Ok. Stardo, quanto male che mi ha fatto. No, questo non serve a niente. Siamo alla fine della corsa. Chi mi spara così? Eccolo là. C'è un altro, perché ho sentito arrivare altri colpi. Fischia, che botto. No, questa piscinetta non succede niente. Questa fontanella, che piscinetta. Qui un po' di proiettili. Bene, 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 bene. Un sacco di versi, però. Non è finita, c'è qualcosa qua dietro. Ho come l'idea che ci sia qualcosa di grosso. Di pericoloso. Eh? Ah, ok, si sale sul tetto, si entra qui. No. Sì, invece. Oh, la Madonna. Roba storiata. No, no, questo è un po' bastardo. Ok, adesso si ragiona. Ai, mi riesce a sedere. Che storia, che giro, ma che cazzo siamo finiti? È diventato un altro gioco, è diventato Splinter Cell. Che cazzo succede? Che strano livello, un po' strano come livello qui. Un po' strano, però siamo alla fine. Assolutamente salvare. Questo livello si chiama Skyscraper. Ok, perdono, non ho fatto vedere come si chiamava quello di prima, però potete sempre recuperare sul web in un attimo. Shadow Warrior Classic Redux Levels, li vedete tutti. C'è proprio la wikia. Ok, no, solo incontrare dei nemici. Qua è chiuso, completamente chiuso. Anche se non dice niente, quindi potrebbe essere o un segreto oppure un bel niente. Oppure ci si torna dopo, potrebbe anche essere. Quindi comunque, se per salvare, sì. Ti porta un po' ad abusare del salvataggio rapido, come abbiamo detto, però è proprio il gioco che è così. Sono nemici veramente, veramente pericolosi. Tipo quelli esplosivi. E tipo questo. Che male, cazzo. Vabbè, dai, lo sapevano che ci saremmo fatti male, ci è andato un po' di salute. Vedi, hanno riflettuto di sicuro su sta cosa. Certo, quando creano i livelli loro stessi poi li provano e ci cazzo, se gli mettiamo un po' di vita qui al giocatore, che cazzo fa andare avanti. Che storia. Che un attimo buggato, perché si sente lo stesso rumore dell'acqua, anche se non c'è, se siamo su una superficie legnosa.
Ai 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 ai. Attenzione, si è attivato qualcosa. Complicata la faccenda qua. Ah, oh sì, la Madonna. Che cazzo è? Anche che posto strano. No, che restart, salva, salva. Ce l'abbiamo salvato. Non morirò toccando terra. No, basta fare così. Solo capire un attimino la faccenda. Ah. Costato. Oh cazzo, sta scendendo qualcosa. Abbiamo preso la chiave gialla. Perfetto. Cazzo. No, dai. Credo che abbiamo ripulito tutto. Beh. Ok, abbiamo ripulito tutto. Equipaggiamo i doppi mitra. Oh cazzo, che sezione bastarda, platformosa. Si vede che questi livelli sono stati fatti da qualcun altro. Darca puttana. Sono strani. Un amante dei platform in prima persona. Mannaggia lui. Anch'io sono un grande amante dei platform in prima persona. No, ma sei matto, devo fare un salto così. Ok. Oh damn, I'm running into walls now. Devo entrare nella camera 666, guardate. No, non lo so, però la butto lì. L'ho finito. Ok. Che male. Non c'è la 666 665. Questa non si apre. Questa nemmeno. Tra 667 e 666 aperta. Ah, però non si sono. Se metti il numero, a quanto pare il numero è una scritta sospesa nel vuoto, probabilmente. Ecco perché non c'è sulla porta. Attenzione, c'è un teletrasporto subito dietro la porta. Che macello. Minchia, creepy sta roba. Perché l'amante dei platform in prima persona è del sangue a profusione. Qua non dice niente davanti allo specchio. Di sicuro dovremmo entrare in quel teletrasporto. La Madonna, che casino. Non male che l'abbiamo messo vietato minori di 18 anni, perché qua proprio creepy creepy la faccenda. No, prima di entrare nel teletrasporto salviamo, vediamo un po' cosa ci propone. Ah, chiave d'accesso rossa e un tipo. Ok, c'erano tutti i modi per farlo fuori. Ho scelto quello più rapido, indolore. Per noi.
proprio è stato massacrato. Ok, adesso non abbiamo più la bomba nucleare, la testata nucleare, però dai, sappiamo già che prima o poi ce la ridaranno. Cerchiamo bene nei segretucci che potrebbero esserci. Certo che qua, guardare se ci sono segreti fa paura. Oh, caputo, meno male che mi ho salvato. Basta, basta. Torniamo indietro. Qua, ok. Ci siamo messi bene comunque, a livello di salute siamo messi bene. Tutto sto giro, pensa a te, va dove siamo? Bene, 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 bene. Cioè, abbiamo fatto tutto ciò, siamo arrivati qua, poi... Ma scusa, adesso che abbiamo sconfitto lui... Ok, basta. Dai, oh! Il doppio urlo non me lo ricordavo, non me l'aspettavo così. Ah, ci siamo messi bene in salute, poi qui non c'è più nient'altro. Tipo qui è andato. Quindi adesso... Qui niente perché dove è tutto iniziato, l'ascensore con il quale siamo arrivati, non è che si può chiamare quest'altro, no. Bene. Piace l'idea. Il teletrasporto lì 666 ci ha portato in quel posto. Allora, la tesserina rossa dov'è che andava usata? Vediamo. Qua fuori, ok, ecco. Biscotto della fortuna che non ci serve. Ci serve quella però. Attenzione che non ho salvato. Ok, ce l'abbiamo fatta, bene. Subito salvare e subito prepararci. È un ascensore in realtà. Pregio. Se ci sarà a bordo qualcuno sappiamo cosa fare. Non credo, eh. No, infatti. Uccio, mamma mia, stavo per spiaccicarmi. Occhio, 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 basta. Andate a fregarci, che arrivate. Mamma mia, la quantità di segreti qua è proprio immane. Credo. No, 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 no. No, 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 non sto facendo male solo. Vabbè, dai, per 6 HP. ancora vivo questo. I tools, il repair kit. Il repair kit ci danno. Interessante. Vuole dire che ci daranno un nuovo veicolo. Cioè, ci danno un veicolo da riparare e da guidare. Forse no, va riparato quel babbo lì. Aia, cribbio, no. Scimatta, che ho fatto.
Fanculo. Fanculo, basta. No, dai. Allora, gas bomb, via. Oh, stregheta d'un cavolo. E niente. Attenzione. No. Attenzione. Occhio. È tutto nei riflessi. Dopo avergli sparato con un lanciarazzi, vabbè, più o meno, dai. Più o meno. Pulpo Deagle che torna indietro. Ok, un po' di segretuccio. No, non è un segreto. No, beh, come fa ad essere un segreto, dai. Era ben visibile. Sono questi quelli che non capisco se sono segreti o meno. Vabbè. Allora. Sento ancora un certo vociare. Infatti c'è ancora un nemico qui. Il prossimo dove sarà? Dobbiamo riparare questo veicolo. Però prima vorrei capire dov'è il prossimo nemico. Forse lì dentro. Ho visto girare anche un fantasma, eh. T'ho visto, bastardo, dove sei? Vabbè, intanto ripariamo il veicolo qua. Quindi? Ah, ok. Easy. Attenzione. È andato a finire fuori dal mondo di gioco. Scappa, se ne va. Ok, comunque può essere ucciso. Però è interessante questa cosa. Proviamo velocemente a esplorare le altre zone che possiamo raggiungere tramite questo affare. Allora, qui non c'è un cacchio di niente. Ma saltare sul muro non si può. Almeno da qui no. Benissimo. Questo, secondo me qui c'è qualcosa. Sì, esatto. Qui c'è un segreto. No, oltre questo muro non si può andare. È il mostro di prima che è finito qui per errore. Bello, 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 dai, mi piace. Carina questa cosa, no? Bella idea. Farti riparare questo mezzo per farti proseguire nel gioco, quindi ecco che serviva assolutamente il repair kit. Questa porta, niente. No, oh, no, niente, deve essere una che non potevamo attraversare, che adesso invece manca ancora una chiave, volendo.
Ah, ok, non era fuori dal mondo di gioco, era proprio l'unico punto in cui poteva ancora essere nel mondo di gioco. Grande. Oh, la chiave di bronzo. E dov'è che si usava la chiave di bronzo? Beh, batte la pesca, mo, ricordarsi dove si usava. Figlio di puttana, non ci voglio perdere vita così per niente. Smettila di schivare. Ok. Meglio sprecare un po' di missili. Pronti? Muorici. Oh, maledetto. Minchia, mi sta pure a correre dietro uno. Oh, grandi, stanno fermando finalmente questa scellerata presenza di criminali che continuano a far casino dalle tue parti. Era ora, Johnny, era ora. Quelli che danno fuoco ai boschi lì hanno finito di stare bene. Oh. No. Strano, no. Sembrerebbe quasi un segretuccio, invece no. Saliamo tutto spiano. Ok, pronti? Non ho più niente per gasarli. Ma lo flash bomb funziona, sì. Brusatuskos, siamo alla fine di questo livello, Johnny. Era strano, era tutto ambientato sulle travi d'acciaio. Particolare, eravamo anche in altissimo prima, adesso siamo scesi praticamente al pian terreno. Vabbè, dai, ci fermiamo qui per stasera. Bella lì, ci sta a chiudere così, dai. Bella.